abbiamo posizionato i velokei, che sono questi contenitori che vedrete arancioni lungo la vecchia strada statale 42 a Niardo e in via Cava a Malegno. Carlo Sacristani, sindaco di Niardo, è sicuro di aver fatto la scelta giusta. Troppi, a suo parere, gli automobilisti indisciplinati che, soprattutto lungo l'ex statale di Fondovalle, mettono a repentaglio la vita dei residenti. Velo ok non è la bacchetta magica, ma certo può contribuire a far mettere giudizio anche ai più restii. Lo dimostra anche l'esperienza simile di Malegno. In via Cava a Malegno è stato fatto anche una rilevazione del traffico. È stato rilevato il traffico prima del posizionamento dei velo ok e dopo il posizionamento dei velo ok. Infatti, senza elevare nessuna sanzione, la velocità in questo tratto di strada si è fortemente ridotta. Quindi il risultato dei velo ok l'abbiamo ottenuto. Il comune di Niardo, così come il comune di Malegno, non intendono con i velo ok fare cassa, ma solo permettere di vivere meglio a chi abita in quelle zone. Sempre in comune di Niardo sono previsti altri interventi sulla viabilità comunale per rendere più sicura la circolazione dei mezzi e dei pedoni. Andremo a posizionare altri due velo ok anche lungo la strada provinciale che porta a Niardo. Questi sono i primi interventi che abbiamo fatto in attesa della rotatoria al bivio di Losine, per i quali noi, in collaborazione con il Comune di Losine e la provincia di Brescia, dovremo risolvere definitivamente il problema del traffico e degli incidenti in quella zona.